Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale Gemma Gamer. Oggi siamo qui con l'apertura settimanale dei pacchi. Ragazzi, oggi è veramente una scuola della settimana fenomenale quando riguarda i pick. Ragazzi, vedete quanta gente: Alexandro Royce, Mbappé 91, Benzema 88, Ederson 87, Sirigu 86, questo qui, record breaker 87, Lenglet 84. Insomma, abbiamo un bel team of the week, eh? Overall abbastanza alti. Io vi dico già che ovviamente cerco il buon Mbappé e il buon Sandro maggiormente, e Royce anche non mi dispiacerebbe. Però tanto sappiamo che dal 90 in su non ci ha mai troppato niente il gioco, quindi spero almeno di trovare a sto punto un Alexandro, ma poco ci spero, raga. Andiamo subito ad aprire questi pacchi. Ah, aprirò anche i pacchi di Tacom, ovviamente. Però quest'oggi ci saranno giusto pochi pacchi, ragazzi, perché io prendo i crediti dalle Rivals e anche Dak ma prendere i crediti dalle Rivals perché io ne ho bisogno, che entro oggi vorrei finire Eusebio. Quindi mi servono più crediti possibili. Sperando di trovare qualcosa anche dal pacco if garantito, raga. Primo pick, vediamo. Mena, 84. Non so nemmeno chi sia, comunque è buono per le sfide. 86. Sì, dico, questo può tornarmi utile, raga. Vediamo se. Oh, dammi sì, dico. Vediamo se l'ultimo pick ci regala una gioia. Vediamo se questo gioco ci regala una gioia, no. Niente gioia, ragazzi. Niente gioia. Purtroppo ci è andata così. Come sempre, brutti pick. Andiamo avanti. Apriamo il pacco che abbiamo qui. Ragazzi, abbiamo il pacco dell'if garantito più questo. Vediamo se troviamo qualcosa. Io chiudo gli occhi, ragazzi, li riapro nel momento in cui sento l'apertura del pacco. Perché non voglio vedere se è walkout o meno, perché tanto walkout non ce lo dà mai. Portogallo, CDC, Carvaio. Come non ho detto. Cos'è un walkout? Non so nemmeno cosa sia un walkout. Vabbè, comunque, raga, io ho trovato tanta roba ultimamente, quindi nemmeno mi lamento. Avendo trovato Hazard e Lewandowski, non cerco più granché. Però se mi dà qualcos'altro mi permette di farmi la squadra. Intanto pacchetto, apriamolo. Come sempre non vedo se è un walkout. Dai, Brasile. Dai, raga, pensavo che era lui, Sandro. Mamma mia, raga. E niente, raga, nemmeno un walkout dagli if garantiti. Due walkout abbiamo avuto dei pick, che sono l'84 e l'86 di Sirigu. Questi qua li mettiamo in vendita perché mi servono crediti il prima possibile. Aspettate, innanzitutto voglio vedere quanto vale 81, l'82. Non posso nemmeno solo nelle sfide perché è abbastanza basso come overall. Andiamo qui, ragazzi, mi prendo i crediti. Volevo prendermi il pacchetto settimana prossima, prenderò il pacchetto. Anche se sono tentato per via di Mbappé, ragazzi, però tanto non ci dà niente sto gioco, meglio prenderci i crediti. Io devo terminare la sfida. Quindi 2.520.000. Sperando di vendere qualcosa, dovrei farmi oggi Eusebio. Vorrei vendere Alisson e Cancelo, però Cancelo ormai si è abbassato di prezzo perché volevo recuperare qualche K per fare le sfide, però Alisson si è abbassato, Sandro si è abbassato, anche Cancelo, hanno tutti perso un bel po' di crediti, quindi tanto vale tenerli. Detto questo, ragazzi, allora, i pacchi col mio account finiscono qui. Adesso andiamo ad aprire quelli di Dacma e speriamo di trovargli qualcosa di decente. A tra poco. Eccoci qua, ragazzi, siamo sull'account di Dacma. Andiamo ad aprire i suoi premi. Lui ha fatto oro 3. Vediamo un po' di trovargli sto Mbappé almeno a lui. Allora, per quanto riguarda Intesa, meglio Petagna, italiano. Dai, uscì che era un walkout, per piacere. Mena anche lui. Abbastanza. Comunque ci sono degli account troppo favorevoli, raga. Vediamo
troppo favorevole. Comunque vediamo dei pacchi, che di solito dei pacchi lui è un po' più fortunato, nel senso che il walkout lo trova. Però primo pacco niente walkout. Bandiera però. Inizia da portiere Sommer. Ok. Abbiamo deciso entrambi di prendere crediti questa settimana, perché io settimana scorsa ho aperto i pacchetti e non ho trovato nulla. Anche se, ve l'ho detto, questa settimana volevo tentare semplicemente perché c'erano dei bei if nei pacchi. Il pacchetto volevo tentarlo. Però, raga, tentare quel pacchetto mi porterebbe poi a stare fermo nel fare Eusebio. So che dentro ci potrebbe essere qualsiasi cosa, però meglio prendersi i crediti, così io oggi andrò a finirmi Eusebio, perché mancano le ultime due sfide. Con i soldi che ho preso oggi riesco a finirmi Eusebio. Comunque, secondo pacchetto, niente. Questo è il pacchetto omaggio che gli hanno dato. Gli scarto un po' di roba che non serve, a prescindere. Andiamo con l'ultimo pacchetto, Mega. Speriamo che ci droppa qualcosa. Niente walkout anche lui. Bandiera almeno 85, ce lo dai, dai. Italia, attaccante, Balotelli, 83. Sembra tondo, è un botto di roba da buttare. Andiamogli a prendere i crediti, come da sua richiesta. Ok, bene così ragazzi. Allora, il pack opening oggi è stato abbastanza deludente. Abbastanza deludente. Mi dispiace che non siamo riusciti a trovare nemmeno questa settimana Mbappé. Su 3 Mbappé che sono usciti durante l'anno non ho trovato nemmeno uno. Mi dispiace non aver trovato Alexandro, che mi sarebbe piaciuto tantissimo. Perché io mi volevo prendere la versione headliner, solo che costa tantissimo. Quindi mi sarei accontentato anche di averlo standalone normale. Però purtroppo non posso averlo. Detto questo, fatemi sapere qui sotto nei commenti voi cosa avete trovato. Lasciate un bel mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ci si becca al prossimo video. Un saluto da Gemma Gamer, ciao!